ancora Robinson cercando di mettersi in ritmo, va fino in fondo anche questa bella giocata ma non premiato, è un 4 contro 2 per Pesaro che riesce. Il banco di Sardegna Sassari, eccolo qui a varcare la linea di metà campo contro Davide Moretti. Stefano Gentile, ancora il passaggio schiacciato per Usman Diop che sale, gli ha impedito di disputare gli europei con la sua nazionale, ovvero l'Estonia, e ora dalla scorsa stagione è tornato all'interno dei giochi. Intanto è tornato dentro per Pesaro anche Karalampopoulos, Citam, vediamo se va da solo, va da solo Citam, canestro anche lui senza ritmo ed è la soluzione giusta perché si muove il fondo della retina. Andiamo a riapprezzare, non sia di troppo conto, 45 a 44, Citam riceve sul fronte destro, poi si va dalle parti di Karalampopoulos che avrebbe voluto il canestro convalidato. Andiamo a rivedere qui, fallo è di Kruslin, proprio ai danni del 33. Poco fa col tentativo da tre, vediamo Diop come prova a gestirsela, si mette in visione Benjus dalla distanza, si muove la retina, tiro da tre per Imantas Benjus, meno due per il banco di Sardegna. Andiamo a rivedere il passaggio alla mano di Kruslin, si alza Imantas Benjus, terza tripla della serata a referto per lui che poco fa si era sbloccato anche dall'interno. Si resta però col possesso degli ospiti che gestiscono sempre con Alexei Nikolic che slalomeggia all'interno dell'area, appoggia al vetro, bella azione. Porta dalle parti di Gudmundsson, la verticale per Karalampopoulos e Gudmundsson che indica la strada per Visconti che se la prende tutta quella strada. Allora Pesaro può correre dall'altra parte con Gudmundsson, si va all'angolo per Mazzola che si alza dall'angolo, la tripla di Valerio Mazzola che vale il più 7. 12 secondi, rimessa effettuata e finta di end off verso Gudmundsson perché Kravic decide di mettersi in proprio e lui la marcatura, sale in cielo. Si rimane però per vie perimetrali dalle parti di Abdur Rahman che ha tutta l'intenzione di giocarsela da solo ed è la soluzione giusta, tripla devastante. La Carpegna Prosciutto che gestisce con Gudmundsson, Repeja che invita i suoi comunque a giocare, qui perdono il possesso, 3 secondi, 2 secondi, c'è l'appoggio di Jamal Jones, 81 Carpegna Prosciutto Pesaro, 75 banco di Sardegna Sassari, Pesaro che si conferma, piacevole sorpresa di questa prima parte di stagione.